colonna sonora, diceva il maestro giustamente Di Predi. Io ho detto Annie Lennox, invece l'originale era di... E i Procolarum, ecco. Ma voi siete troppo giovani. Sì, devo dire di sì, devo dire, questa versione era Annie Lennox, Eurythmics, ecco, bene. Allora dice, siamo arrivati non solo all'ultimo dell'anno, meno male tutti ancora qua, ma all'ultimo esperimento del 2017 di Mario Tozzi, che ha voluto tutta la famiglia del Kilimangiaro per farlo. Vorrei capire, Mario... Perché? L'utilità... La domanda. L'utilità di questo esperimento consiste nel fatto che, appunto, come abbiamo detto all'inizio, si tratta di un dentifricio per gli elefanti. Uno potrebbe dire utilissimo, utilissimo, no? No, invece cerchiamo di simulare questo modo. Degli elefanti. Questo sarebbe il flute degli elefanti, evidentemente. Cerchiamo di simulare in questo modo qual è il ruolo che hanno così importante i gas nei processi che avvengono sottoterra. Ora qui lo facciamo poi in maniera giocosa e finale, per cui abbiamo bisogno di alcuni ingredienti. Quindi, che vedi, questo è quello che succede sottoterra con i gas. Per esempio potrebbe simulare qualcosa che ha a che fare con i vulcani, vulcano, no? Con l'esplosione, eruzione. Però avrà un effetto, speriamo, un po' più spettacolare. Adesso piano piano lo facciamo. Va bene, speriamo che ingrediente vada per tutto ingrediente. Bene. Allora, ingrediente per ingrediente, chiamo io. Chiamo. Faccio un po' la prof adesso. Vai. Allora, maestro alunno Antonelli, con il colorante. Presente? Stai vendicando, certo, di tutte le volte che ti ho fatto le domande. Dato, vai. E questo è il colorante. Questo è il colorato, guarda che meraviglia. Vedi, poi arriva il detersivo Maria Sole Bianco, eccola. Tutto, Aspetta, facciamolo che deve colare. Fallo colare. Fallo colare, fallo colare. Mettiamo un po' di musichella, regia, per favore. Poi, acqua ossigenata colorata. Attenzione. Da una parte arriva, eccolo qua, Tocelli. Attenzione, è un'acqua ossigenata. E dall'altro è Barmas. Vedi che è un'acqua ossigenata con una concentrazione particolare anche, quindi non... C'è il trucco. Non è quella che usiamo per disinfettarci, ecco, per dirne una. No, esatto. Guarda che bel carico. Anche perché sembrerebbe più mercurocromo, ecco, mi viene appunto, da dire. Berlo, poi abbiamo la porporina, da una parte Gloria Aura, dall'altra la cuoca rosa. Aiuto. Mettetela un po' a spolvero, va, senza... Spolveratelo, eccolo, perché sennò... Guarda che bello. Ma possiamo usarlo stasera per il veglione? Non sì, adesso vedi quel veglione. No, ma scusa, ma questo è meraviglioso, ma me lo dovevate dire, tipo, ci facciamo tipo una cosina così. Il bimbo. Ma scusami, ecco, non si fa questa roba per Capodanno. Beh, ora tocca a te. Va bene. Ah, devo reagente Rasnovic, c'è scritto. Scusa. Sono sempre io la reagente. Certo. Va bene, allora tutti dietro. Però vai. No, però devo chiamare Di Freddy, vieni. No. Sì. Certo, è anche Mancuso per salutarli e brindare insieme a loro. Attento che questo... Ti vuoi chinare per me? Sì, questo è il catalizzatore della reazione, attenzione, quello che la fa venire. Intanto grazie per essere stati con noi. Adesso vi chiedo a tutti di allontanarvi. Guarda com'è. Paura, hanno paura, perché adesso se Mario Tozzi, mica così tanto, se dai, Mario Tozzi ha studiato e ha fatto giusti i suoi calcoli, dovrebbe succedere qualcosa di spettacolare. Vediamo. Mi hanno detto che devo farlo veloce. Tutta veloce. Ciao Camilla. Noi abbiamo finito per quanto riguarda lo studio, ma non ancora per quanto riguarda ovviamente i nostri documentari, perché in ogni puntata che si rispetti del Kilimangiaro si finisce con la nostra cartolina. E allora abbiamo deciso di portarvi nel paese Down Under. Stiamo andando in Australia, dove in realtà il Capodanno loro lo hanno già celebrato, forse i primi al mondo a celebrarlo. Quindi io vi saluto con la nostra copertina, che vuol dire il nostro anche soundtrack, la colonna sonora dei nostri filmati, ringraziando tutta la famiglia meravigliosa del Kilimangiaro e augurando a tutti voi che ci state seguendo un meraviglioso anno nuovo. Celebrate, fate l'amore, bevete ma non guidate, ballate e cantate. Andiamo in Australia e ci vediamo il 7 di gennaio. Mi raccomando, domenica 7 riprendiamo in diretta su Rai 3 alle 15:30.